Lettori lettrici, bentornati sul mio canale. Io sono Xadis5 e questo è un Prime Pagine. In questo Prime Pagine vi dirò appunto le mie impressioni riguardo a L'intestino felice di Julia Enders. Ora vi leggerò la trama, che tra l'altro la leggerò per la prima volta insieme a voi, perché in questo libricino non è scritta la trama. L'intestino è un organo pieno di sensibilità, responsabilità e volontà di rendersi utile. Se lo trattiamo bene, lui ci ringrazia e ci fa del bene. L'intestino allena 2/3 del nostro sistema immunitario. Dal cibo ricava energie per consentire al nostro corpo di vivere e possiede il sistema nervoso più esteso dopo quello del cervello. Le allergie, così come il peso e persino il mondo emotivo di ognuno di noi, sono intimamente collegate alla pancia. In questo libro, la giovane scienziata Julia Enders ci spiega con un linguaggio accessibile, spiritoso e piacevole, unito ai disegni esplicativi della sorella Jill, quel che ha da offrirci la ricerca medica e come ci può aiutare a migliorare la nostra vita quotidiana. L'intestino felice è un viaggio istruttivo e divertente attraverso il sistema digestivo. Scopriremo perché ingrassiamo, perché ci vengono le allergie e perché siamo tutti sempre più colpiti da intolleranze alimentari. Io ho letto questo libricino, che appunto contiene le prime pagine del libro del quale vi ho letto appunto la trama, e come avevo detto nel video cosa c'è nel mio sacchetto della spesa, lo speciale del Salone del Libro di Torino, se non vado errando, si trova nella terza parte. Appunto, in quel video dicevo che appunto avevo recuperato questo libricino e che dalle primissime apparenze, appunto sfogliandolo semplicemente, mi sembrava un libro molto divertente, anche per via di questi disegnini qui che avevo notato subito. Ho letto questo libricino e devo dire che non pensavo che fosse così serio, nel senso che mi sono reso conto di quanto sia anche appunto serio l'argomento di cui stesse parlando appunto in questo libricino. Il libro di queste prime pagine lo trovate molto interessante, ho trovato che l'argomento è anche molto interessante, e appunto che comunque fa riflettere, ci insegna qualcosa riguardo al nostro corpo, riguardo appunto al nostro intestino, e nello stesso tempo lo fa anche in un modo divertente, e quindi appunto in questo modo secondo me è riuscita, un po' come anche scritto qua dietro, che comunque in Germania ha venduto 1 milione di copie ed è stato in testa alle classifiche oltre un anno, e appunto è stato poi tradotto in 30 paesi, quindi direi che è stato un successo editoriale, e penso che sia un libro che comunque varrebbe la pena essere letto. Comunque potremmo dargli benissimo una chance. Io penso che una chance gliela darò, non so quando lo recupererò, ma penso che prima o poi questo libro lo recupererò e poi ne parlerò sul canale. Niente, fatemi sapere se voi conoscevate già questo libro, se lo avete già letto. Scrivetemi pure nei commenti se appunto lo avete letto, se me lo consigliate. Se non lo avete letto, non so, fatemi sapere se vi è incuriosito, se vi incuriosisce il tema, e appunto se
lo leggerete se lo avete recuperato, avete intenzione di leggerlo. Mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social network, appunto commentate, datemi anche dei consigli su come migliorare appunto questo format, se vi è piaciuto, se vi piace questo format, ma soprattutto ricordate che leggere fa bene alla salute. Ciao!